In questa prima fase sono concesse le imprecisioni e le linee possono presentare leggeri errori. L'importante a questo livello è curare l'espressione. La linea esatta si ricerca nel secondo passaggio di grafia. Cerco di tenere il pennello in una posizione verticale ed eseguo pennellate veloci utilizzando la punta del pennello. Questa posizione, la velocità esecutiva, consentono di non formare chiazze. Il colore del mantello è difficile da stendere, perché le ocre tendono a formare chiazze appena le pennellate si sovrappongono. Mantengo per quanto possibile il pennello nella posizione verticale. Questo consente di mantenere un tocco preciso e accurato della punta. Il colore, dopo una nuova intinzione nella tavolozza, è molto denso. Se non si esegue la pennellata con velocità, lascia inevitabilmente fastidiose chiazze scure. Nella quarta stesura aggiungo un po' di terra verde alla formula, se il colore è troppo caldo. Come si può vedere, nella fase dell'esecuzione basta un pizzico di terra verde in più per rendere immediatamente più scuro il fondo. Conclusa la grafia, passo le ombreggiature con azzurrite pura molto diluita e il pennello di vaio. Importante, l'ombra comprende sempre la linea di grafia, nel senso che anche questa va ricoperta con il pennello mentre si esegue la fase dell'ombreggiatura. Le aree più estese si compongono attraverso pennellate ampie, imitando in un certo modo la stesura dei campi. Importante è non produrre sovrapposizioni. Nel secondo step si riduce leggermente l'area del primo step, soprattutto nelle zone molto ampie di queste luci articolate complesse. Attraverso questo piccolo espediente si evita la ripetitività, si differenziano i due step. Questo comunica l'idea di un'esecuzione non semplicemente tecnica ma artistica. In questa fase cerco la massima cura esecutiva e la precisione grafica mentre eseguo la forma della seconda luce. Questa velatura sul mantello si è resa necessaria perché la compattezza del fondo non era sufficiente. La cura generale. Peso grafico, andamento e sfumatura deve essere massima in questa fase conclusiva della lumeggiatura. Ulteriore accentuazione di questo importantissimo punto di luce, da cui parte la figura geometrica più importante,
della zona del mantello a destra.